La parotite ricorrente dell'età pediatrica è una malattia infiammatoria delle ghiandole parotidi che si caratterizza per un gonfiore intorno all'orecchio e un gonfiore doloroso che porta il bambino addirittura a avere delle crisi di pianto per il dolore. È definita ricorrente perché deve presentarsi almeno due volte nella vita del bambino sino all'età adolescenziale. È causata, secondo le teorie più accreditate, da un disordine immunitario, soprattutto dei linfociti che sono presenti all'interno della ghiandola parotide, i quali sono attivati a causa di una serie di fattori e di stress che stimolano il sistema immunitario, per cui si attiva una risposta immunitaria che provoca il rilascio di alcune sostanze, chiamate mediatori dell'infiammazione, che rilasciate all'interno della ghiandola parotide provocano un'infiammazione e un restringimento dei dotti salivari. I dotti salivari, i quali non scaricano bene la saliva e la ghiandola parotide si infiamma. Quali sono le cure oggi per curare la parotite ricorrente dell'età pediatrica? Innanzitutto, nella fase acuta, la cura più importante deve essere una terapia antinfiammatoria, in particolare steroidea, cioè il cortisone, che agisce sia sull'infiammazione, ma anche bloccando la risposta immunitaria. E in secondo luogo, si può proporre al piccolo paziente un piccolo intervento chiamato discialo-endoscopia parotidea dilatativa, con il quale noi riusciamo a creare una dilatazione dei tubicini di scarico della saliva e al tempo stesso fare dei lavaggi all'interno della ghiandola con il cortisone che vanno a ridurre l'infiammazione e la risposta immunitaria esuberante del piccolo paziente.